perché è tamponamento che non arriva, altro recupero di Kraft, altra partenza in contropiede, altra alzata, 13-0 Trento. Ovviamente complicatissima, ancora una volta, forse ancora di più dell'ultima, visto che a Treviso erano arrivati 27 punti, questo è molto importante, Mussini si alza e mette la tripla che vale il meno 10, Gentile atteso dai Bois, alla fine Forrai lasciato libero, tripla che vola e va a bersaglio, 28-10, 10-2 per cominciare, palla proprio contro Thomas nell'uno contro uno di mano sinistra per Mezzanotte che si alza e arriva la doppia cifra, quota 10. E allora Zanotti, anzi Thomas, era Zanotti, attenzione allo scarico che arriva, Berford arresto e tiro e bersaglio importantissimo di Jalen Berford. Guida la transizione, trova Chapman, schiena canestro, movimento deciso, eccellente contro Knox, 7-0 Pesaro, che arriva a meno 4. Kraft che va e dà la palla nelle mani di Thomas, contropiede Carpegna prosciutto e voilà il vantaggio, 46-44. Kelly che parte contro Thomas, deraglia anche lui, persa e voilà! A rischio il ferro della Mitrifrigo, Paul Bois, più 5 Carpegna prosciutto, anche per chiaramente complicità di Trento, qualcosa è cambiato ma non la mano di Mezzanotte che continua a martellare, adesso siamo a 13, porta a casa il poster di Blackmon, un po' presuntuoso, Pusizzava 3, 66 per la Carpegna prosciutto, 63 Dolomiti Energia, time out Aquila. Forrai finta contro Berford, cede a Kraft che attacca, riscarica, Forrai da 3, a bersaglio come a Sinan Erdem. Kraft prova a rispondere, stoppato, recupera, stoppato ancora, la prende Mussini, Chapman in campo aperto, braccia alzate, ma non è il Tour de France, Knox in lunetta, dentro anche il secondo, 82 pari, alla fine Kelly viene premiato da Aaron Kraft, con Berford che era rimasto per terra, ma scende con il pallone Kraft e poi Blackmon manda a schiacciare Kelly. ...101-95, la Dolomiti Energia sbanca Pesaro...